La Commissione australiana sugli abusi sui minori ha pubblicato i risultati di un'indagine la cui conclusione è agghiacciante. Nelle istituzioni i bambini sono ancora vittime di abusi sessuali. Sotto la lente di ingrandimento i casi di pedofilia dei decenni passati nella Chiesa Cattolica che hanno avuto risonanza anche in Italia dopo le audizioni del cardinale George Pell. Voglio ringraziare e onorare il coraggio dei sopravvissuti e delle loro famiglie che hanno raccontato spesso per la prima volta le storie terribili di abusi che hanno ricevuto da persone che in realtà dovevano loro soltanto amore e protezione. Secondo la Commissione, tra il 1950 e il 2009 il 7% dei sacerdoti australiani avrebbe abusato di minori. È stata una lunga e dura battaglia. Siamo partiti senza essere creduti. Le persone non vogliono che si parli di questo. Le chiese, le istituzioni caritatevoli e le istituzioni in genere fanno pressione su tutti per non crederci. Dicono che stiamo mentendo, che non c'è stato nulla di vero. La Commissione ha permesso a tutti noi di uscire allo scoperto. Il cardinale Pell è ora in Australia per difendersi dalle accuse di pedofilia che respinge con forza. Alla luce dei risultati dell'inchiesta, però, il presidente della Conferenza Episcopale Australiana, Monsignor Dennis Hart, ha chiesto scusa a nome della Chiesa.